Buongiorno, io mi chiamo Davide Vaccarin, sono un medico chirurgo, mi occupo prevalentemente di terapia del dolore e faccio il direttore sanitario presso un'azienda che si occupa di soccorso sanitario in urgenza. E ho partecipato al convegno al Castello di Zema portando una relazione in merito all'esperienza pre-morte come punto di osservazione privilegiato sulla fenomenologia della coscienza. Dottor Vaccarin, partiamo da quella che è l'esperienza di un grande economista e un grande industriale, un grande imprenditore, Steve Jobs. Da qui è nato anche un modo di interpretare quella che è l'esperienza di premorte, ma in questo caso anche una visione molto più ampia, allargata anche della vita che potremmo condurre quotidianamente noi. Sì, a me colpisce molto un pensiero di Steve Jobs, il quale, come sapete, se n'è andato per una neoplasia al pancreas e verso la parte finale del suo percorso ha detto: pensare alla morte, cito a memoria, quindi può darsi che ci sia qualche differenza, ha detto come pensare alla morte fosse in realtà l'occasione per vivere più pienamente la vita, perché di fronte alla morte tante preoccupazioni che abbiamo, tante insicurezze scompaiono e rimane solo ciò che c'era di valore. Del resto, se lei chiede a persone che si occupano della parte finale del percorso, i colleghi che si occupano di cure palliative, i volontari che lavorano negli hospice, il personale degli hospice, lei sentirà come effettivamente verso la parte finale della vita le persone non rimpiangono di non aver avuto un'auto più grande, una casa più grande, un conto in banca più sostanzioso. Generalmente rimpiangono ciò che non hanno vissuto, il fatto di aver lavorato troppo, di aver viaggiato poco, di aver avuto poco tempo per se stessi e per gli altri. Quindi, in questo senso, la morte è un messaggio di risveglio nei confronti della vita.